È vero che ogni volta che entro insieme c'è un chiodo in tasca. Se, quasi sempre, e se non ce l'ho, ormai tutti sanno che sono superstizioso, il cammino che mi porto dal camerino fino alla scena è disseminato di chiodi storti. La fortuna che cosa l'ha aiutata? Ma secondo me la fortuna ti aiuta in una professione come la nostra, ti aiuta se ti aiuti tu. Cioè, per esempio, io ho avuto la grande fortuna di avere da Dio la voce e anche la volontà di usarla, ad ogni costo. E questa è la fortuna, perché prima o poi passa per tutti la fortuna per un cantante d'opera. Avere una bella voce, come? Ma il papà è un tenore, il papà ha una voce molto bella ancora adesso, il papà è del 12, quindi va per i 76 anni, però ha una voce freschissima ancora. Portava a casa i dischi di grandi tenori del passato, per cui io ascoltandoli, sa come fanno i ragazzi per imitazione, provavo a cantare anch'io. Poi ho cominciato ad andare nel coro dei bambini, nel coro del teatro. E quindi a una certa età ho pensato, guardando specialmente i film di Lanza, Il grande Caruso, mi pare, Il no? Grande Caruso, Carlo sì, Caruso. Il Pescatore della Louisiana, tutti questi film in cui Lanza rilanciava, se è il caso di dire, l'opera in Technicolor, Certo, sì. non da non dimenticarsi questo, perché era la prima volta che c'era il colore. E allora anch'io provo ad imitarlo e così facendo mi accorsi di avere un certo tipo di voce, molto lunga, molto estesa, molto facile, per cui mi convinsi che tutto sommato sarebbe stata una bella cosa. Come pagava? Do you like listening to yourself? No. If you want to do something really bad to me, you invite me at home, your home, with beautiful food, and all suddenly put one record of mine, and my digestion will be finished before begin. Why? Because I'm a perfectionist, and I always think that I can do better what I have done, even if it's good. So you'll hear a perfectly done record, you'll say, I could have done better than Oh that. yes, oh yes. But this one is the closest to being not perfect but very good. Because you love it so much and I because of love your it, and I daughter. did have time. I did have time because there is two pop. Two happy song in this record, and took 1.5 year to arrive to me. So in 1.5 year, I made the other record beautifully, relaxing, and I did all the correction eventually that I did want. So this is your best work in some time. I think you should judge. I'm looking forward to listening. Is there a big divide to you in music, classical, pop, rock? I mean, what do you like No, listening to? I like to listen good music, and I think there is not such a big fuss between pop music, jazz music, classic music, symphonic music. The music is good for me when it's good. I don't have this kind of a monkey on my shoulders. No, I don't. So you can like a rock piece, you can like Oh yeah, jazz, you like. I sang rap. You sang rap? Yes, in the duet of Pavarotti and Friends. Do you. It was the singer singing rap, and at the top I was singing ra 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 ra. It was good, it was very good. Forse il soprano con cui hai cantato di più però è John Sutherland. Chi è? John Sutherland è un fenomeno, un mostro. Quando io le dicevo You are a monster, non capiva che era un mostro mirabile viso, lei pensava che fosse un mostro in quell'altra maniera. No, è un fenomeno. Veramente forse, toglierei anche metà del forse, la voce più importante di questo secolo, di sicuro. Con i primi soldi guadagnati, cosa ha comprato? Secondo me, anche prima di aver guadagnato i soldi, io ho comprato un'automobile, un Topolino, C, che noi chiamavamo Veleno perché era velocissimo, aveva il motore truccato, facevi 110 all'ora, una cosa veramente velenosa. L'ho comprato perché logicamente, prima di tutto dovevo fare l'assicuratore, quindi muovermi da paese in paese.
E poi secondo me un cantante doveva proteggersi, perché c'è sempre stata questa idea che il cantante non può essere l'atleta che era fino a 3 giorni fa. E difatti quando io ho incominciato nel 55, ho deciso di diventare cantante lirico, ho abbandonato ogni attività fisica anche di 8 ore al giorno, mi sono avvolto in una sciarpa e cappello e ho smesso completamente. Questo è anche il motivo del graduale aumento fino ad arrivare a dei pesi abbastanza insopportabili. Luciano, do you ever do Vegas? Yes, many times. Do you have a favorite aria? An aria that, if you had to sing one aria, it would be the aria you would sing. No, I can tell you who which aria the audience like. And the aria is Nessun Dorma from Turandot, where the last word they say, I will win, and probably vincerò, and probably is the desire on everybody to win, and that is what they like. You have a favorite composer? I have 3 favorite composers. One is symphonic, and is Beethoven. One is operatic, it is Verdi, and one is the most genius of them because he did write before them, and it's Mozart. That are my choice. Mozart, Beethoven, and Verdi. Yes. Not a bad group. No. Nella fine del reggimento al Metropolitan, lei infilò 9 do consecutivi. Beh, quello fu una cosa diversa. Quello fu una cosa molto atletica, molto bella, alla fine di una scommessa col direttore d'orchestra, perché tutti gli altri prima di quel periodo l'avevano sempre fatto un tono sotto, facendo un si bemolle, e lui mi dice: guarda, tu ce la fai, non ce la faccio, ce la fai, non ce la faccio, ce la fai, non ce la faccio, e dice: non cantare, canta solo la prova generale. E la prova generale viene fuori questa meravigliosa esecuzione, devo dire, che fece alzare i piedi l'orchestra e dopo anche fuori. Se da lei nel 1975 ha avuto un incidente aereo e l'aereo che atterrava a Malpensa si spezzò in 2, sono morte delle persone in quell'incidente, lei si è salvato. Cosa le ha insegnato? Non è morto nessuno. Non sono morto? No, non è morto nessuno. Cosa mi ha insegnato? Mi ha insegnato che se mai ce ne fosse stato bisogno, delle cose importanti, veramente importanti, sono 2, che poi una sola, è la vita e quindi la morte. In quei 15 secondi in cui l'aereo è andato fuori pista e è cominciato a saltare, quindi per terminare e spezzarsi in 2, il cervello ha fatto tanti pensieri. Io ho visto la mia vita, ha scorso la mia vita di 40 anni, ha scorso parecchie volte davanti ai miei occhi, e ho capito veramente che tutte le ansie, tutte queste preoccupazioni, il voler arrivare, il voler correre, si fermano lì, si possono fermare in un minuto, per cui da lì la voglia di prenderla più calma, ma nello stesso tempo anche di voler sempre vivere fino all'ultimo momento. L'Emilio cosa conta nella sua storia? Secondo me molto, perché l'essere estroverso è tipico di noi emiliani, e io incominciai a essere estroverso a 4 anni quando, salendo sul tavolo e facendo spegnere la luce, dissi: mio padre è un tenore, io sono un tenorino, e cantava Una donna immobile. Tu dovete sapere anche che Pavarotti, il 15% dei concerti di Pavarotti sono fatti per beneficenza, tant'è vero che il giorno 4 canterà per i bambini miastenici, sì, qui a Roma. Ecco, perché tiene tanto alla beneficenza? Beh, io fede religiosa? Io credo, no, credo fede nell'uomo, io credo di aver ricevuto dalla gente tanto attraverso questa voce, che poi tutto sommato è un dono del cielo. Penso di dover in una qualche maniera ricambiare, e questa secondo me è la maniera migliore, perché le chiacchiere non servono, servono i fatti, e quindi io cerco di fare i fatti il più possibile. I'd like to know what was your most amusing or embarrassing moment on stage. Yeah, don't tell me. Since I made my debut, I always dream to be in my dressing room, preparing myself with on my underpants,
and listen the orchestra beginning the piece of music would just precede my aria. Of course, that never happened. It was always a dream. Until last year. Last year I was with my underpants. And I hear then the orchestra begin. I said, what is that idiot doing? He's coming here with a Dress General tape to scare all of us. And they go on like that. And all suddenly, the stage director came in and said, Mr. Pavarotti, come c'è? Why nobody of you, 3,000 people who work in this theater, don't tell me that it's beginning at 7:30 instead of 8 o'clock? That happened in Paris. It happened in Paris, then we closed the... But that is... You want the most embarrassing? Most embarrassing. It was, the opera was Tosca in Paris. Same thing. Same moment, same period. And a new production, very, very strange production. In the room of Scarpia, there is no chair. There is just chair when I am coming in, they bring a chair. When Tosca is coming in, they bring a chair for her, but no chair. Then during the rehearsal, I see the chair is for me. I give a look to the chair. Beautiful model, you know. Very fragile. And I say to the stage director quietly, I don't want to be here from the other colleague, of course. I say, listen, if I am going to sit in that chair, I'm going to break it. And he says, no, Monsieur Pavarotti. No. We will reinforce with iron. They put iron on the bottom. It's true, it's not invented. They put iron all over on the bottom. And then during the other rehearsal, I stay. Just on the leg like that. Okay. When Cavaradossi come in after the torture, you know, then he should really pop instead. The night of the performance, we have a lady who make her debut. In making her debut, she doesn't know very well the position. She is a great actress. All the rehearsals we did before, she put her hand on the top of my knee, and I caress her, and we say, Tosca, Mario, did you speak? No, I did not speak. Oh, yes, son of a bitch, you did speak. That night, the music fired her, and instead to put the head here, she sit with me on the chair. They are still looking for the chair. That is true, absolutely true. You can double check if you don't believe it. Mr. Pavarotti, speaking on behalf of all the ladies in the audience, we should like you to know that we love large men, and particularly... Pavarotti, especially large men with large voices. Do you think that your huggable extra inches helps to produce that beautiful resonance? I think so.